Faces and Vox è un progetto fotografico e letterario che si fa carico di rappresentare in maniera fedele la diversità del genere umano. Unendo fotografia e scrittura, vogliamo dare vita ad uno strumento accessibile a chiunque che dia l'opportunità di conoscere e di conoscersi. L'interconnessione tra individui crea un oceano di informazioni difficili da discernere, rendendo spesso più difficile capirsi. Nel mondo contemporaneo si continua ad avvertire la distanza dall'altro e la paura del diverso. Quasi mai le differenze fra individui sono fonte di arricchimento. Al contrario, ci si allontana sempre di più da una salda unione di culture ed etnie, che porti all'abbattimento di quelle barriere, spesso semplice frutto di ignoranza. La condivisione di esperienze di vita, di idee, di paure e di speranze, porta sempre ad una crescita interiore. Empatia, sensibilità e comprensione sono sentimenti che necessitano di essere alimentati. Io sono Antonio Mulas e curo Faces, la parte fotografica del progetto. Ho scelto di ritrarre il soggetto contro un fondale nero in modo da eliminare ogni interferenza esterna affinché l'osservatore si concentri esclusivamente sul volto. Il nero di sfondo significa al contempo il punto di origine e di ritorno per ognuno di noi. Io sono Cristiano Dettori e curo Vox, la parte letteraria del progetto. Servendomi di 8 quesiti fondamentali, mi lascio guidare attraverso passato, presente e futuro dell'intervistato, interrogandolo sui suoi sogni, le sue speranze e le sue paure. Ogni esposto diventa uno spaccato sincero di vita, un racconto aperto ed intimo, indispensabile per incontrarsi. Faces and Vox è un progetto itinerante. Per far sì che più persone si avvicinino al nostro lavoro, esporremo quanto raccolto, dapprima, in 5 città italiane, arricchendo al contempo la serie di volti e testimonianze. Quanto raccolto nella prima fase verrà conferito in un libro, così che tutti possano collezionare un frammento del nostro tempo ed aprirsi all'incontro con realtà differenti dalla propria.